Sto ricevendo una trasmissione, si direbbe. Mi ricevete? Ah, salve. Salve, non è questo il modo di rivolgersi al grande ammiraglio Indek Dansera. Sarai annientato. Per favore, basta così. Buon pomeriggio, viandante. Mi è stata affidata una precisa missione e tu ne fai parte. Non tutti gli angoli di questa galassia conoscono già il nome e la gloria dell'immortale impero galattico. Ma permettermi di parlartene ora e sarai ammirato. Ecco, io non sono veramente interessato, ma... Aspetti, aspetti! Prima di riagganciare, lasci che le parli di questa gloriosa opera interattiva che porta il nome di Star Wars Squadros, una lettera d'amore e rispetto verso l'impero. In Star Wars Squadrons potrai volare su differenti veicoli dell'impero, come i leggendari TIE Fighter, in 14 eccitanti missioni piene di laser, esplosioni, emozione e azione. E certo, in alcune delle citate missioni sarai tenuto a osservare il punto di vista della cosiddetta Nuova Repubblica, come la feccia ribelle si fa chiamare ora. Ma è giusto un piccolo prezzo da pagare per poter assaporare la gloria dell'Impero Galattico! Aspetti, aspetti, ho un'altra chiamata. Come? Questo è oltremodo irrispettoso! Yo, con chi parlo? Senti, fa niente, scommetto che sull'altra linea hai uno di quei pezzi di legno dell'impero. Sì. Stanno continuando a parlare di quel videogioco. Senti, senti, lascialo parlare, ci penso io a farlo tacere, ok? E poi ognuno andrà per la sua strada. Non esiste un angolo della galassia dove voi, feccia ribelle, siate già stati annientati? Non badare, vai avanti e basta. Dunque, dicevo, la tua avventura comincerà con la creazione dei personaggi. Scegline l'aspetto e la voce. Cosa che non serve a niente. È un gioco in prima persona, non vedrai praticamente mai il tuo personaggio. Puoi anche personalizzare la tua astronave. Mi ripeto, è un gioco in prima persona. A che serve colorare di giallo le ali del tuo TIE Fighter se non lo vedrai praticamente mai? Ok, certo, puoi aggiungere dei piccoli tocchi di personalizzazione all'interno dell'abitacolo, così potrai volare con la testa mozzata di un droide o con un adorabile Baby Yoda. Ma è proprio qualcosa di minimo. È prevedibile che un individuo dall'intelligenza inferiore come te non possa apprezzare tutti i dettagli dell'abitacolo. Oh no no, ma io le apprezzo, è molto bello, è ricco di dettagli, è ben fatto e ti immerge completamente nell'azione degli scontri stellari. Certo, magari alcuni avrebbero preferito anche un'opzione per poter giocare in terza persona, per poter vedere l'astronave dall'esterno mentre volano. Ah, come no! Nel multiplayer avrebbero un vantaggio considerevole contro chi gioca in prima persona. Sì, questo è vero. Ma non siamo qui per parlare del multiplayer. Quella è proprio una storia a parte. Giusto, la storia! Le 14 epiche missioni con la loro epica epopea e i loro indimenticabili personaggi. Ma per favore, la storia è... carina, certo, niente di più però. E i dialoghi? È difficile non addormentarsi quando questi dialoghi non sono altro che monologhi con dei manichini di fronte a te. I personaggi stanno fermi di fronte a te, parlano, gesticolano, ti dicono cose poco interessanti su loro stessi e sul loro passato. E se vogliamo essere pignoli, ci sono queste fastidiose pause fra una frase e l'altra. Come se il gioco stesse caricando quella successiva da un CD-ROM. Sì, vabbè, forse hai dimenticato che il punto di questa opera non è la conversazione, sono le epiche battaglie spaziali. Epiche? Oh! È tutto molto divertente, certo, ma nelle missioni si percepisce raramente l'epicità che ti aspetti da Star Wars. Ma il più delle volte sono delle missioni lente, con obiettivi ripetitivi. Segui questo tizio lì, vai lì, scansiona questo, distruggi questo. Ok, è divertente, questo sì, ma alla lunga può anche essere stancante ed è molto meno cinematografico di quanto dovrebbe essere. Meno cinematografico? Non essere ridicolo, tutto questo è una gioia per gli occhi. Oh, su questo devo darti ragione, mio imperiale nemico.
Molto spesso il gioco è meraviglioso a vedersi. Meraviglioso, e con la realtà virtuale sicuramente è ancora più spettacolare. Esatto! Ammirate questo spettacolo di opera! Volate a tutta velocità! Sai, in realtà non ho avuto tutta questa sensazione di velocità il più delle volte. Annientate i vostri nemici con il vostro arsenale di armi! Se non sono troppo lontani e fuori portata. E affrontate le 14 missioni! Se non incappate in qualche bug. Sai, c'è stata una missione in cui continuavo a distruggere le vostre ridicole palline volanti imperiali. E continuavo. Erano letteralmente infinite. Mi era impossibile andare avanti. L'impero non si arrende mai! Ho dovuto riavviare il gioco per poter proseguire. E c'è tanta altra gente che si è bloccata in altre missioni per vari errori di altro tipo. E spesso. Fa niente, gli errori si correggono, questa opera resta comunque... comunque divertente! Sì, su questo ti do ragione, va bene, ok. È divertente nonostante qualche difetto. E questo è quanto? Sì, non ho altro da aggiungere in realtà. Ecco, io... Click! Ok, scusate ragazzi, vi ho riattaccato in faccia, ma io non sapevo proprio come dirvelo. Insomma, non sono interessato, sentite. Lunga pace e prosperità a tutti!